Oggi siamo qui ancora a dire ai nostri giovani, a dare queste informazioni modeste ai nostri giovani, a dire magari di prendere la pillola del giorno dopo, a dire di pensare alla contraccezione, importante, certo, ma dopo una buona igiene ci vuole un buon rispetto di sé. E il buon rispetto di sé e dell'altro è proprio nella trasmissione della malattia di trasmissione sessuale. E quindi non solo l'AIDS, ma tutte le piccole, grandi patologie con le quali non si vive bene. E allora veramente l'uso del profilattico è un indice dell'etica sessuale. Imparare a usare il profilattico non è solo una tecnica, ma è un'etica. E dunque, se io sono etico, mi proteggo e ti proteggo. E questo va veramente insegnato ai nostri giovani. E allora, ancora una volta, possiamo dire, sì, è vero, l'igiene non è tutto, ma senza l'igiene tutto è nulla, ma senza una buona prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, tutti questi discorsi, credetemi, non valgono nulla. E allora, ricordiamocelo, tutti, io e voi. Caro dottore, mi scrivete nel nostro sito, ma si parla di educazione sessuale, certo, ma chi educa gli educatori? La domanda è fondativa, signora Lella, la signora Lella che scrive e ci chiede chi educa gli educatori. E signora, è un problema, perché io non penso che ci debba essere sempre la figura del tecnico, del medico, del sessuologo, dello psicologo che va nella scuola e fa l'educazione. Questa è loro educazione sessuale. No, non penso che possa essere questa la strada. O meglio, l'abbiamo tentata, non ci è riuscita, ma non è riuscita non solo in Italia, ma addirittura in tutta Europa, pensate. Anche in Europa è abbastanza fallita questa idea. Perché? Perché noi abbiamo detto, questa è l'ora di filosofia, questa è l'ora di storia, questa è l'ora di educazione sessuale. L'educazione sessuale non è un'ora, non è una tecnica, non è un momento, non è un libro da aprire e adesso ti racconto questa storia. È l'etica del comportamento, è l'etica dell'individuo. Se i valori fondativi della nostra società sono la libertà, la fraternità, l'uguaglianza, l'etica del comportamento nei riguardi dell'altro, che tenga conto di queste istanze e tenga conto non solo del sesso, non solo delle nozioni tecniche, ma direi soprattutto dell'educazione ai sentimenti, all'amore, parola difficile, lo so, ma è importante. E allora chi lo deve fare? Più che chi educa gli educatori, la risposta è tutti noi, signora. Lei, suo marito, suo zio, il prete, ognuno con la sua competenza, poi certamente il medico. E allora io direi differenziamo veramente quelle che sono le nozioni prettamente tecniche. Quanti sono gli spermatozoi? Quanto è lungo e corto? Va bene, questo me lo dirà il medico, ci vuole il dottore che ha imparato, che ha studiato e che mi darà questa risposta. Ma quando anche mio figlio sa che 100 milioni di spermatozoi per eiaculato, va bene, ok, e allora cosa cambia? È un dato nozionistico, ma non gli è cambiato nulla del suo comportamento. Se io non integro questa nozione sessuologica nella cultura dell'ambiente, della persona, nella religione, insomma, noi percepiamo di essere buono, giusto e vero, e allora sì che ha un senso, sì che ha tutto tondo, sì come questo uovo. Che rappresenta l'uovo cosmico per me e che invece è semplicemente, pensate, una cosa molto bella che ho apprezzato, il modello per un uovo di Pasqua. Usavano questi modelli per fare gli uovi di Pasqua e oggi sono dei reperti storici. Ecco, dicevo, in questo uovo in cui c'è dentro tutto, c'è dentro la sessualità, il sesso, l'amore, l'affettività. Educare all'altro vuol dire rispettare un principio, che è quello che gli antichi hanno affermato con questa semplice parola. Ve la dico perché è bella da ricordare. Il buon Dio, gli dèi, dicevano loro, ci hanno dato due orecchie e una bocca. Perché? Perché
per ascoltare di più e parlare di meno. Dobbiamo parlare meno di quanto ascoltiamo. Allora, se abbiamo due organi per udire e un organo solo per parlare, forse dobbiamo abituare l'altro, con un'educazione ai sentimenti, a osservare l'altro, a capire l'altro, a riverberare l'altro. Quando facciamo questo non attuiamo un principio cristiano solo, ma un principio fondativo dell'essere umano, che è un animale sociale, dicevano così gli antichi filosofi. E certo, un animale sociale per stare nella societas deve essere integrato, deve capire l'altro. Allora, ancora prima di parlare, ascoltare. Abituiamo i nostri giovani ad ascoltare, ma noi quanto ascoltiamo? Molte volte, quando la coppia litiga, avete notato, lui parla, ma lei, mentre lui sta parlando, sta già pensando non tanto a ciò che lui dice, ma come replicare. Ecco, questo secondo me è proprio un errore che tutti noi facciamo. Quando lui o lei parla, soprattutto lei parla, tu ascolta, prendi appunti. È probabile che in quel momento qualcosa ti entrerà, riverbererai dall'educazione sessuale alla sentimentale al capire come la coppia può stare insieme di più. Non lo dico io, lo dice Olson, pensate che ha studiato 1700 coppie quando litigavano. E cosa ha capito? Dimmi come litighi e ti dirò chi sei. Grazie. Silvana ci scrive: caro Mossi, quando ho bisogno di lasciarmi andare, bevo un paio di bicchieri e tutto diventa più facile. Scrive Silvana nella sua mail che ha mandato al nostro sito. Lei capisce, vero? Dice a me. Non ho problemi di salute, quindi posso continuare. Mia figlia di 14 anni però se n'è accorta. Le devo parlare. Devo dirle perché lo faccio. Grazie, Silvana, 47 anni. È bella questa tua testimonianza, Silvana. Allora, psicologicamente mi sembra di capire che è nato qualcosa in lei. Lei ha capito che c'era una dipendenza dall'alcol, però finché riguardava lei, tutto sommato, per lasciarsi andare, come meglio dice ancora, tutto diventa più facile. Ma quando sua figlia se n'è accorta, è intervenuto un demone dentro di lei che non le diceva più bevi questo bicchiere, ma le diceva: ma guarda, tua figlia che ti sta guardando, che ti sta osservando, cosa dirà, cosa penserà di sua madre? Questa è una molla eccezionale. Non tanto lo facciamo per noi, ma per le persone che noi amiamo. E qui, Silvana, hai già trovato una bella password, un bel modo per entrare in te stessa. Non c'è bisogno di analisi, c'è bisogno proprio di capire che a volte la motivazione, se non è dentro di noi, la troviamo presso le persone che noi amiamo. Dunque, Silvana, il passaggio dunque tu l'hai già fatto. C'è però questo che tu mi chiedi, le devo parlare? Sì, Silvana, non le devi nascondere nulla. Tua mamma è un essere umano. Per lei tu sei stata e sei una regina, sei un modello di comportamento. Ma come mia mamma, che è un modello di comportamento, si comporta così? Devi far recepire a tua figlia che siamo esseri umani, con i nostri errori, che tutti commettiamo. Il tuo dovere è quello di educarla, è quella di riprenderla, è quella di amarla, è anche quella di dirle certe cose che magari io ho fatto, oggi mi pento, sono sbagliate. Per lasciarti andare poi, per lasciarti andare a che cosa? Hai bisogno di lasciarti andare per la sessualità? Perché nella tua lettera non c'è scritto, ma io leggo qualcosa. Perché scrivi a noi? Siamo una trasmissione che si occupa di sentimenti, di sessualità, di amore, e tu mi parli di un problema di dipendenza alcolica sostanzialmente. E sì, Silvana, lo capisco, o meglio, posso pensare che ci sia anche il problema di dipendenza alcolica legata alla sessualità, che in certi momenti tu hai bisogno di far diventare tutto più facile, per far sì che certi pensieri, problemi, vengano eliminati. Ma non vengono eliminati. È veramente una sensazione transitoria, e tu l'hai capito perfettamente. In quel momento ti sembra che
certe parti del mondo dei tuoi problemi vengono scotomizzati, parola difficile, è come se a un certo punto nel campo visivo mancasse qualcosa. Oh, che bello, non riesco a vedere, non vedo quello che non voglio vedere, ma quello continuerà a esserci e dovrai cercare fuori di te ciò che non trovi dentro di te. Ecco Silvana, due cose quindi importanti, l'aspetto di tua figlia e tu l'hai già trovato ed è la chiave di lettura importante per venire fuori dal problema. La seconda è devi parlarle, certo che devi parlarle e devi dire che tua madre è un essere umano, una donna meravigliosa ma con dei problemi come tutti, ma che li sta risolvendo, che il messaggio positivo è tutto si può risolvere. Non lo dico io, lo dice un grande psichiatra, lo dice Vittorino Andreoli, ho ascoltato una sua conferenza che iniziava così. Diceva, voi che siete qui con noi in questa conferenza, entrate con un cervello e uscite con un cervello diverso. Tutti vi hanno detto, ma questo è matto. No, non è matto. A volte la parola è in grado di modificare il cervello. Sembrava un atto filosofico, è un atto invece che dal punto di vista medico ha una sua valenza. Dopo una parola bendata, e quante volte noi sentiamo persone che ci possono dare una buona parola, noi ci sentiamo meglio. Ecco, allora tu devi dare questa parola a tua figlia, bendata, che ben arrivi nel suo cervello, che modifichi e che le faccia trovare motivi di speranza, gli stessi che devi cercare tu. In bocca al lupo, Silvana.